Questa campagna è una cosa eccezionale, basta vedere immagini come quella che è qui alle mie spalle. Io non sono ancora mamma, magari un giorno lo diventerò, però devo dire che è una grande emozione vedere scene del genere che non sono film, appunto noi le vediamo in foto, ma sono cose assolutamente, assolutamente reali, per cui insomma cercare di aiutare persone come quelle che vediamo appunto qui dietro, insomma mi renderebbe di sicuro molto, molto orgogliosa. Orgogliosa, molto contenta e realizzata. È anche un'iniziativa diversa perché di solito le iniziative sono volte a raccogliere solo soldi, invece qui è volta a raccogliere anche del materiale umano, tra virgolette, perché si cerca di far capire proprio alle popolazioni come poter aiutare queste mamme a partorire e a far sopravvivere i propri figli. Quindi è un'iniziativa secondo me diversa da tutte le altre. Abbiamo chiamata Sorrisi perché ci piace far vedere un'Africa che non sia sempre con le pance gonfie e con i bambini che piangono, ma che sia anche sorridente, cosa che in effetti è, perché le donne e i bambini in Africa sono sempre molto allegri, a differenza di quanto si vede in qualche immagine di repertorio. La nostra campagna vuole garantire una gravidanza sicura e un parto assistito a un buon numero di donne entro il 2015 e così di dare anche un'assistenza sanitaria ai bambini che con un'età inferiore ai 5 anni ma anche inferiore a un anno hanno un rischio di morire spropositatamente più alto che quello che capita da noi. Abbiamo deciso di sostenere la campagna del CCM come Magnum, in realtà prima ho deciso di sostenerla io come donna e quindi in quanto direttrice poi dell'agenzia ho coinvolto i fotografi, intanto perché rientra nel DNA di Magnum di documentare, di testimoniare, di dare voce a delle cause che operano per la salute, per il miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo nei 5 continenti da 65 anni. In particolare l'attività del CCM è rivolta alla salute materno-infantile in Africa, ci è parso un tema sensibile al quale i fotografi hanno accettato di dare un piccolo contributo attraverso la messa a disposizione delle loro immagini d'archivio. La mostra è nata con l'idea di portare in giro delle immagini che parlassero di Africa, ma che parlassero del tema della salute materno-infantile, con modalità appunto associata al bello, associata al sorriso e alla positività, in modo tale che ci possa essere comunque la speranza che la situazione possa cambiare, e quindi anche invitare le persone ad unirsi in questa sfida che può essere un po' pazza, sicuramente è una sfida, ma che può riuscire. Non è un momento facile, ma cercando di creare una sinergia fra le persone, in questo caso il CCM, il Centro Collaborazione Medica, le istituzioni locali, a dare visibilità ad una campagna e poi in maniera diversa insomma, i fondi per alcuni progetti sicuramente arriveranno. Quasi una sorta di vocazione, cioè quella di riuscire a sospendere il più possibile lo sguardo attraverso un momento, attraverso una sonorizzazione che non fosse esattamente l'idea di percorrere un tema musicale, ma quello di dare un'emozione alla musica, visto che comunque continua a rimanere così dispositivo possibile e più immediato per arrivare comunque alla percezione, e quindi quello contribuisce sicuramente a manifestare e a trattenere l'attenzione sullo sguardo su questo percorso di immagini, io credo, e dare una sorta di emozione ma anche con una discrezione, perché comunque le immagini sono più importanti. Le madri africane sono quelle che costituiscono il motore di un intero continente. Si calcola che una donna su 16 muoia di parto nei paesi dell'Africa subsahariana, mentre una donna su 30.000 perde la vita in circostanze analoghe probabilmente nei paesi industrializzati, nei paesi più fortunati. È una sproporzione inaccettabile, dovremmo riuscire a porci come un obiettivo comune proprio l'abbattimento di questa grave soglia insomma, di dolore, di sofferenza, di mortalità.